Premetto che Pokémon Rosso e Pokémon Rosso Fuoco sono i miei giochi preferiti della serie Pokémon, però questo non doveva esistere. Sembrerebbe un Akrom, insomma, Pokémon Rosso, Rosso Fuoco Remake. Io già quando ho letto Rosso Fuoco Remake l'avevo letto un po' di tempo fa, più o meno 2013-2014, praticamente questo è del 2012, e ho detto wow, una Akrom per Pokémon Rosso Fuoco, cazzo è il mio gioco preferito, devo averlo! L'ho tralasciata, l'ho fatta passare avanti. Ora che mi sono ricordato che esiste questo abominio, procediamo a giocare. Intanto l'audio che l'ho abbassato, ma a quanto pare non basta. Questo abominio, primo, ha uno schermo minuscolo. Io sto giocando in Full HD. Lo schermo è 240p praticamente, è una merda. Non deve esistere proprio uno schermo del genere. Nel 2017, anche se del 2012 è lavorato su Windows XP, fallo in 480p, no? Non ha lavorato su Windows XP, però dalla qualità sembrerebbe. Falla in 480p. Non l'ha fatto. Perché? Non ha senso questo gioco di esistere. Che poi non ritrovo i tasti, cioè non. Boh, non lo so manco io perché non mi ritrovo i tasti. Dovrebbe essere. Ok, sì. Shift per Enter, cioè, boh, non lo so. E la seconda cosa che mi ha fatto storcere il naso, ho detto, vabbè, è piccolo lo schermo? Va bene, passiamo avanti. Si corre senza motivo, come dei dannati. Va bene, ci può stare in un gioco Pokémon che corri come non mai. E ho giocato praticamente fino a prendere il mio primo Pokémon, quindi non ho visto altro. Anche perché è una beta che finisce praticamente subito. La seconda cosa che mi ha fatto storcere il naso è che devi installare tutti quanti i pack di scrittura, perché se no non ti. Primo, non ti fa partire il gioco. Secondo, non trovi scritto niente. L'ho installati e abbiamo Blue in casa nostra che suona il piano. Oh, ciao Red. La cosa buona è che è in stile black and white, bianco e nero, e bianco 2 e nero 2. Mi piace per quanto riguarda le angolazioni, il fatto che puoi vedere i personaggi bene in faccia, bene. Risoluzione 240p, cioè praticamente è come se questo fosse la definizione massima di questa schermata. Voi qui vedete una casella con due schermi addirittura, perché è un gioco in due schermi. Secondo me era un Akrom per Nintendo DS e ho cercato un po' in giro e sembra che sia per Nintendo DS, ma non ne ho proprio una certezza assoluta. Inoltre, bisogna per forza uscire dal centro, perché come avete visto, se provo a uscire dal lato non va. Nella città ora sta laggando, non ha senso che laghi. Ma dunque, è rosso. Pokémon Rosso Fuoco, usciamo, andiamo a cercare Pokémon e no, ci fa il professor Rock. E wow! Una schermata in 3D alla bianco 2, nero 2, bianco e nero. Insomma, praticamente tutta quanta la linea della quinta gen. Che ho faticato a farmela piacere, ma ci sto ancora lavorando a dire il vero. Non mi piace proprio tanto, però piaciucchia. No way. La cosa buona è che posso skippare il testo perché lo so a memoria. Il testo di bianco, il testo di rosso fuoco e verde foglia. Piano. Vado con Charmander, ovvio, che faccio? Non prendo Charmander? Allora, in questo gioco ci sono. La voce, c'è anche il parlato. Praticamente tipo Green che ha detto wait oppure no way. Tipo aspetta, no, ma che dici? Cosa è così in poche parole? Qui ho riso tanto la prima volta che l'ho acceso, che l'ho provato. Come lo spiego? Se avete giocato alla quinta gen, quello è lo sprite della professoressa Aralia. Uguale. Yeah, let's do this, boy! Ah, sì, a Squirtle, ok. Go, Squirtle! Vai! Ammazzali tutti!
È un gioco francese, per la cronaca. Quindi, insomma, potrebbe essere buono. Attacché! Sec! Fuite! Fuite? Mia madre parla francese. Allora, vado con Gruggito per cercare di ridurgli l'attacco, in modo che non mi faccia troppi danni. Lui dovrebbe avere colpo coda, se non sbaglio, al 5, e non ritirata, che lo impara più in là. Non mi ricordo quando, ma nella nuova gen, praticamente lui impara ritirata bolle al 7. Ritirata non ho idea di quando lo impari, ma ad ogni modo dovrei farlo fuori subito. Ora. Ah, non ho parlato con la mamma, sì, perché parlando con la mamma si prende la pozione e non dal PC. Minchia, non gli faccio nulla. Telwhip, è andata. Ho perso! Credevate che io vincessi? Errato! L'ho perso. Sembra che sia impossibile vincere questa lotta, ad ogni modo. Hey Hawk, vuoi dirmi qualcosa? No, bitch, bye. Bitch. Oh mio Dio. È successo un lag improvviso. Sì, me ne vado, ciao. No ragazzi, sta cosa è indecente. Ah, io ho criticato spesso le Akrom perché facevano un po' pena. Quella di Magikarp Jump purtroppo finiva lì, quello che vi ho mostrato era tutto. Era caro. Perché mi fa vedere tre Pokémon quando ne ho due? Cos'è sto gioco? Ho detto, mi sono ricordato di questa ROM, proviamola. Cacchio, Pokémon Rosso Fuoco, il remake. Chissà che figata pazzesca. Oddio, beh, insomma. E non è male come posto, però il problema è tutto il resto. Non sono le ambientazioni e gli eventi sono fatti bene. Il resto è che... No, non è... Aspetta, c'è il vecchio straiato! Sì, a posto. Ah, qua si va per una lotta contro verde, quindi no, non ci tengo. Ho una potion, bitch. Non mi ricordo se si può andare anche adesso o dopo aver riportato aver preso il Pokédex, quindi aver riportato la Ox Parcel. Madonna, esplode. Amico, non è... Dinamiti. Vabbè, incontriamo Pokémon selvatici. Appena facciamo un passo nell'erba. L'encounter rate mi sa che è dato al caso. Praticamente ti fa random encounter rate, random, oppure set a number, random. Quindi può anche essere che ogni due passi incontri un Pokémon selvatico. Tanto per farvi avere un'idea. Meno male, pensavo che ci fosse un altro Pokémon selvatico. Stavo già per fare una faccia strana. Mio Dio. Oh, Red, come va? Male. È questa demo che non va bene. Era la sua Pokéball speciale. Ho ordinato una Pokéball speciale. Voglio fartela vedere, ma non te la do. Ah! Secondo me è la Master Ball. Perché Hawk comunque sia era un maestro di Pokémon ai suoi giorni. Oppure mi dà le Pokéball che ho ordinato. Si dividono in altre Pokéball, fa come... Cercando di essere meno blasfemi possibile, fa come Gesù che divise i pani e i pesci, lui divide le Pokéball. È il massimo esperto di Pokémon nel mondo. Però Herm è il massimo esperto in evoluzione. Non ha senso. Perché se Professor Rock viene presentato come il massimo esperto mondiale Pokémon, allora perché Herm è più esperto sulle evoluzioni? Dovrebbe già essere da Professor Rock più esperto, secondo me. La realtà è che Pokémon Oro e Argento e Pokémon Rosso e Verde
sono stati quasi costruiti in concomitanza, ovvero nel 95 si è finita la realizzazione di Pokémon Rosso e Verde. Erano pronti per essere mandati sul mercato, hanno rimandato a fine anno, febbraio 1996 sono usciti. Ok, non è questo il problema è che alcuni Pokémon tipo Ho-Ho per l'appunto erano stati inseriti nel gioco ma poi rimossi. E rimuovendoli troppo velocemente si andava incontro a fenomeno chiamato Missing No. Infatti uno dei Missing No, non ricordo di preciso il numero, forse proprio l'ultimo, il 29, dovrebbe essere il Missing No di Ho-Ho. Non ne sono sicuro al 100% perché non ho mai approfondito veramente questa questione. Katapai! Però, appunto, Ash vede Ho-Ho all'inizio dell'avventura e si pensa che quello Ho-Ho sia un preludio alla seconda gen. No, il preludio alla seconda gen in realtà è stato Togepi. Entriamo, grazie, devo proprio stare al centro per entrare. Figlio di una grandissima trottolina. Ah no, non mi vuole lo combattere, ok. Bello. Viridian Forest. Ok. Perché appunto Ho-Ho doveva comparire nella seconda gen. O meglio, doveva comparire nella prima. Però l'hanno rimosso proprio. Cioè, non so perché l'abbiano rimosso. Anche nel 96 l'anime era in produzione. Perché conta l'anno di produzione, non l'anno di uscita. L'anno di produzione conta. Normalmente avrei Pokémon già al 7 o all'8 e ne avrei già 2 o 3. Ratta dai Pidgey. Ma non ora, perché voglio solo vedere fino a dove arriva questa ROM. Se arriva, non è neanche una ROM, è un hack così fatto con RPG Maker, che poteva diventare grande ma l'hanno lasciato al caso, purtroppo. E se vedete l'immagine troppo sgranata è perché appunto lo schermo è in 240p, non posso farci altro. È in doppio schermo, non perdo tempo a modificarlo, a fare tipo delle schermate tipo alla Yokai Watch o comunque sia Pokémon, perché non c'ho voglia. Già tutto il lavoro che avrò da fare con Inazuma Eleven e Psicospettri con Pokémon Sole e Luna che usciranno a novembre. Ho tantissimo lavoro, ancora non le ho fatte le grafiche perché rimando sempre. Alla fine mi ritrovo con tutto il lavoro da fare il giorno prima. E quindi niente, voglio. A parte che dovrei stare in vacanza in questo momento, ma non ci sto perché non voglio portare video, non voglio di stare sul letto e non fare niente a braccia aperte come un Cristo in croce. Voglio giocare a Pokémon, voglio giocare a Yokai Watch, voglio giocare a Inazuma Eleven. Voglio giocare a tutto. Perciò andiamo con calma. Ok? Però stavo pensando, dovevo ancora iniziare Inazuma Eleven, no? Devo iniziare Inazuma Eleven Go. Prima o poi lo comincerò. Dovrei giocare luce o ombra, perché avrei ombra fisico e luce sul 3DS vecchio. Tanto i dati del 2DS, quello con cui registro, perché il mio 3DS si è rotta la capture card, vabbè, non mi interessa. Sul 2DS cancello i dati, perché tanto basta che finisco Phoenix Bright e poi cancello tutto. E stavo pensando di passarmi luce, giocare luce, anche se sul luce la moglie di Mark. Perché mi sembra proprio che la moglie di Mark su luce sia Fuyuka, quella con i capelli viola, per capirci. O era il contrario, su luce c'è Natsumi e su ombra c'è Fuyuka. Io, ragazzi, sono rimasto ai nomi giapponesi, non fatemi domande perché non. La verità è che non avevo. Aspettate. Guarda! Ho fatto. Non ci credo! Ho selezionato opzioni, mi dà non schedati! Oh mio Dio! Non è vero! Colide Shen. Un pacchetto da dare a Professor Oak. No, Professor Shen. Della parte della boutique Pokémon di Jadiel. Testi strani affollano il gioco. Ora, non lo so, utilizziamo, non si può utilizzare. Donner dai, ordina. Aspettate, io ora non ho, aspetta, so dove prendere l'antidoto, aspetta, fammi andare indietro.
Oddio. Il francese lo so leggere, ma non lo so parlare. Cioè, se tu mi dai un testo francese da leggere, ti capisco tutte le parole, ma leggerlo poco. Leggerlo forse, vabbè, lo so leggere se mi ci metto, ma non parlato proprio zero. Oh, ho braciere. Stavo pensando di curarmi Charmander, poi dopo prendere appunto un Pokémon, ma visto che a braciere posso passare questa foresta senza problemi? Non comparite Pokémon selvatici, ok? Ah, se non faccio un passo completo? Penso conti come avvelenamento, ma non ho antidoti. Vabbè, vado a curarmi e poi dopo ritorno qui, dai. Facciamo le cose. Dio, sto... Regolate il vostro punto di uscita. I vostri Pokémon... non riesco a leggere. Soye Plup de Alavanir. Che cosa... Ah, ok. Quindi... Ah. Mi ha curato Charmander. Ma io rimango basito da questa cosa. Fermati lì, chi è? Ah, Jesse e James, ok. Rocket, Jesse e James vogliono lottare, bene. E che... Che poi a me Ekans il sonno dovrebbe uscire bene, c'ho la S-Mosha, quindi... dovrebbe andare abbastanza bene. E che... No, esce meglio agli spagnoli. Gli spagnoli hanno proprio l'affatto di LS Mosha, proprio ce l'hanno nel sangue. Oddio, con braciere non sta andando tanto male. Brutto colpo alla fine, dammelo prima, no? Quando vi faccio il primo attacco, almeno facciamo subito. Ok. Schermo di fumo. Schermo fumo. Non mi ricordo. Schermo fumo, insomma, un po' che parole, vabbè. Quell'attacco ninja che ti lancia la palla di fumo. E non ci vedi più nulla. Vai, finiamo anche sta lotta. Che poi c'è un'altra da fare contro il tipo là davanti. Ah no, miau! Miau, proprio così. Non mi tentennare. Bravo. Pikachu! Ehi, femmina però! Pikachu? Bello, mi piace il fatto che abbia messo la voce. Però degli altri Pokémon è meglio tenere il loro suono, perché se mettiamo davvero anche le voci dei Pokémon sarebbe brutto. E siamo arrivati a Puter City. Sì ragazzi, si dice Puter e non Pewter. Io l'ho scoperto. Cosa? Sono una Sean. Una cintura nera. Ma cosa vuoi? Ti sei dimenticato il mio nome, Rosso? Ah sì, faccio, non parlo, mi faccio solo i puntini io. Che? Non dirmi che l'accesso... Ah no, è bloccato. Ok, allora, insomma, mi sa che la demo finisce qua allora. Dopo la sfida con palestra con Brock. Il primo sfida... Madonna, la palestra è minuscola. Ad ogni modo, il primo sfidante è una pippa. Una pippa. Sì, Gerud. Doveva solo avere un Sandshrew. Sono sbagliato. Ok, sono al 12 al 13 impara Ferrartigli, che sarà di un grande aiuto contro Brock, perché Brock comunque sia acciaio contro roccia e terra, fa dei grandi danni. Boh. A 14 ancora non ha imparato Ferrartigli, non so. A sto punto prendevo Bulbasauro, Squirtle lo facevo prima. Va bene, ad ogni modo questa ROM la faccio finire qui il video, perché tanto non ha senso continuare a lottare contro Brock. Può ancora essere un buon gioco. L'unico problema è che chi ci lavora non la vuole più portare avanti. E sinceramente vedere il mio gioco preferito in questo stato mi fa abbastanza male. Fa male agli occhi, ma soprattutto al cuore. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. La settimana prossima caricherò Mario Party Star Rush, almeno un episodio. Dovrei riuscire a caricare lo speciale di un'ora delle battaglie online di Yo-Kai Watch. E poi dal 27, mi sembra, vediamo un po', dal 28 riniziano i video giornalieri
Continuo con Ever Oasis, che lo finisco per metà settembre, deve essere finito. Pokémon Prisma e Inazuma Eleven dovrebbe iniziare a breve. Poi Psycho Spectre, quando uscirà tra fine settembre e primo di ottobre, carico almeno un video. Giornalieri video, mo vediamo come sto messo, perché se fa ancora tutto quanto sto caldo muoio. Ad ogni modo, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo, bye bye!